Think I've been drinking. Think I've been drinking. Think I've been drinking way too much. I should have stuck with champagne. I gotta wake up from this dream. I think I'm losing my mind. I gotta wake up from this dream. I think I'm losing my mind. Losing my mind. Un saluto a me, Barbara Carrere. È davvero un piacere avere qui da noi a Non Solo Calcio un bravo attore, giovane. Si è fatto apprezzare davvero tantissimo, non solo nell'Amica Geniale, ma anche ultimamente nella fiction di Rosy Abate. È un piacere avere Giovanni Amura. Ciao Giovanni. Ciao Barbara, grazie Ti mille. Ti ho corteggiato a lunga, ce l'ho fatta. No, anzi, grazie mille a voi per avermi invitato, veramente è un piacere. Complimenti, complimenti, complimenti. Perché comunque, insomma, sei passato da due personaggi un po' simili, no? Se le analizziamo, perché... Sì, è vero, su alcuni aspetti sì, per il primo Stefano della serie, la prima serie sì, potrebbe allora, perché nella prima serie, lo ricordiamo, l'Amica Geniale, in chiave ovviamente più old. Certo. E purtroppo il Rosy Abate è quella più attuale, perché comunque diciamo questi giovani, è chiaro, un po' umili, che fanno dei lavori umili, vedono i soldi facili e in un certo senso abbaiano. Sì, purtroppo. Diciamo che Stefano dell'Amica Geniale era già nato in una famiglia non molto comunque per bene. Certo. È dovuto lui diventare per bene dopo la morte il del padre. Invece, diciamo, esatto, invece Ciro è veramente per bene, però ovviamente soldi facili. Perché qui, forse il senso è proprio quello, no? Vedere che cosa accade, poi ovviamente tu prendi le distanze, perché quando purtroppo nasci in una famiglia così ti rendi conto che magari perdi delle persone che ami. Esatto, sì, sì. È comunque una vita difficile. Invece poi quando uno magari, ecco, la gioventù, l'adolescenza, tu vedi magari non puoi comprare delle cose, cioè, ah, ma com'è facile guadagnare, però poi dopo sì, infatti anche tutte le cose di cronaca che sono esistite dall'alba dei tempi ci dicono che la manovalanza bassa sono i ragazzini che sono purtroppo un po' sviati fin da bambini, e Ciro Rosy Abate è proprio quello. Con purtroppo tanta ignoranza, forse purtroppo è quello, sì, vero? Assolutamente. Ecco, tu sei giovane, no? Quindi è chiaro, anche tu nasci in... come tutti noi, comunque in zone sicuramente che è più difficile, no? Perché noi napoletani dobbiamo... Io sono di Torre Annunziata. Ecco, quindi comunque è anche una realtà, insomma, sì, dove dobbiamo, come si suol dire, sopravvivere a tante cose, no? È stato proprio il cinema, il teatro, la passione a tirarti fuori da determinate situazioni? Guarda, ti dico, io allora sono di Torre Annunziata, le medie le ho fatte lì, e ti dico che alle medie, a parte che in ogni città c'è il marcio e c'è il buonissimo. Ovunque. E purtroppo però c'è anche il marcio, certo. E ti dico che alle medie io ero in classe, erano anche in altre classi bambini, ragazzini che comunque facevano parte di determinate famiglie, e ero anche amico loro, in effetti. Vabbè, perché poi come fanno? Ma sì, poi siamo tutti ragazzini, eccetera. Ti dico che alcuni che conoscevo adesso, per esempio, sono purtroppo, che ne so, in galera, per dirti. Ecco, è successo, vedi, è successo. Si vede poi il senso. Io dopo le medie, io in realtà mi sono proprio alle medie, se non proprio alle elementari, mi sono appassionato al teatro. E dopo le medie mi sono iscritto alla Ribalta di Castellammare di Stabia, e quindi con le superiori a Vico Equense, certo, quindi non le ho fatte a Torre, e poi a Castellammare alla Ribalta, sono proprio uscito dalla città. In effetti non sono cresciuto in una città, sono cresciuto in tre città, Vico Equense, Castellammare e Torre Annunziata. Ecco, l'apertura, forse quello che vuoi dire, anche l'apertura mentale, no? Perché magari uno
rimane lì fossilizzato e non riesce a vedere oltre. La cosa che ti fa vedere molte situazioni con diversi punti di vista è proprio un punto di vista diverso sulle situazioni, quindi tu più città vedi, più città vivi, con più persone cresci, poi soprattutto col teatro. Certo. Che è la cosa migliore, ecco, per i bambini. Diciamo, però hanno in comune, no, l'amica geniale e anche Rosy Abate, il senso, a differenza magari di Gomorra, che sembra che è tutto oro quello che luccica, invece forse Rosy Abate in questa nuova stagione ha dimostrato, vedi, perché poi alla fine lei voleva venire fuori, sì, perché diceva al figlio è una brutta vita, perché poi prima o poi quelle persone ti fanno o muori o le o persone ti fai che ami male, o ti fai modo. Male, quindi comunque è un messaggio importante, no? Perché sai, magari un ragazzino che vede queste cose in televisione non riesce. Sì, l'effetto Gomorra, in realtà la serie Gomorra comunque è stata una scelta, quella di raccontare romanzato, ovviamente, solo il male. Infatti non c'è un poliziotto in Gomorra, per dire, raccontano veramente, sono corrotti, insomma. Esatto, raccontano veramente solo quello che il male, cioè solo quella vita lì, ma è una scelta. Poi ci sono altri tipi di serie che fanno vedere quella scelta dove conduce, quindi... No, vabbè, la tristezza per Rosy Abate era questa, che insomma ogni poliziotto era corrotto. Ah, vabbè, sì, tra l'altro. Se davvero, cioè... vabbè, cioè, un po' questa cosa è stata inquietante, perché dici, cavolo, cioè non ce n'è uno. Vabbè, ma comunque il cinema si fa col conflitto, le storie se non ci sono i cattivi, non vanno avanti. È vero. Senti, ritorno andando a dei messaggi importanti, perché io penso che il tuo, come un po' anche il mio lavoro in minima parte, deve dare, no, dei messaggi importanti a chi ci segue. Assolutamente, assolutamente. Quindi ecco il consiglio, perché tu sei giovane, no? Molto io giovane. Io ho 28 anni. Hai 28 anni, comunque sei un ragazzo giovane che anche tu quest'epoca, insomma, ti avvicina, insomma, siamo bene. Ecco il consiglio che ti senti dare magari ad un ragazzo che si sente un po', ecco, attratto da cose negative, però magari viene da una buona famiglia che gli ha insegnato invece delle cose positive, perché ecco, come abbiamo detto, è il contrario: quando nasce invece una famiglia che il negativo, il marcio ce l'ha internamente, lui cerca di uscire via e di migliorarsi. Sì, in effetti quello, il problema è che appunto proprio il male attrae le persone che non lo conoscono, ecco, mentre invece chi lo conosce ne vuole fuggire. L'unica cosa che mi sento di dire a qualsiasi ragazzo giovanissimo è di pensare con la propria testa, di non andare dietro, perché i ragazzi comunque lo sanno che stanno facendo una cosa sbagliata quando la fanno, solo che la pressione sociale del branco, perché poi il bullismo ce lo vogliamo mettere, è la che paura, se sei l'unico, ecco, se sei l'unico che non fa quella cosa, sei quello tagliato fuori, esatto, il diverso. Quindi non abbiate paura e soprattutto pensate a quello che vi piace fare davvero e da lì in poi conseguite quell'obiettivo senza pensare a nessuno. E non abbiate paura di essere diversi, perché non c'è cosa più bella di essere diversi, perché siamo tutti diversi, sì, perché tutti ognuno uguali, che senso? Il mondo non avrebbe senso. Allora, ritornando a te e ai tuoi personaggi, quale ti è piaciuto di più interpretare tra quello dell'amica geniale? Ti devo geniale dire per forza Stefano dell'amica geniale, ma perché? Perché un personaggio un come Stefano, allora, per un attore credo che un personaggio come Stefano capiti non molto raramente, perché comunque per chi ha letto anche i romanzi saprà che poi è un personaggio super stratificato. Nella prima serie l'abbiamo visto carino e coccoloso, diciamo, un orsacchiotto. Purtroppo sì, perché la sua vera natura non è che l'ha nascosta, però ha dovuto imparare a convivere con il rione e soprattutto ha dovuto imparare a convivere con un padre che gli è stato ammazzato e lui doveva purtroppo farsi voler bene in un altro modo, perché lui da bambino era comunque un mezzo delinquentello, perché poi aveva il padre forte alle spalle. Poi appena si è sentito solo e ha dovuto ridimensionarsi, quindi ha covato in sé una vera natura che è quella del padre, che poi purtroppo nella seconda stagione verrà fuori. E lui ritrae l'uomo del suo tempo, cioè a quel tempo, in quel rione, con l'ignoranza che c'era anche tra tutti quelli che ci vivevano, la moglie era quella remissiva, era quella che diceva, il marito diceva zitta e stava zitta, era anche normale magari arrivare al mar rovescio, diciamo, davanti a qualcuno. Molto maschilista, diciamo. Esatto, c'era proprio la cosa patriarcale. Lila infatti è l'unica donna emancipata di quel rione e la va ad acchiappare proprio lui, che vorrebbe una moglie invece come l'è stata la mamma, come l'è stata la nonna. Quindi diciamo l'uomo nel suo tempo che ignorante, con l'ignoranza va e con la forza. Perché? Capito? Perché comunque Lila era una ragazza che aveva studiato, tra virgolette, anche da sola. Esatto, ma intelligentissima. E quindi ancora una grande forza. Ti sei innamorato un po' di questo personaggio? Non posso dire innamorato perché fa delle cose brutte. No, vabbè, però poterle studiare, perché poi vedrete nella seconda stagione che è un personaggio totalmente lontano da me. Anche solo il pensiero di poter sfiorare una donna con le mani, cioè per un atto di violenza, per me è assurdo.
e lui purtroppo arriverà a fare determinate e cose. E si è vista la sua bravura, perché voglio dire, è difficile, no? È stato molto difficile entrare in quella psicologia, purtroppo ci siamo dovuti entrare, abbiamo fatto parecchio training, però ecco, l'abbiamo fatto. A chi ringrazi per il risultato finale? Guarda, su questo personaggio io ci ho lavorato tanto, sia con Antonio Calone, che è il coach, che è il nostro coach di scena, sia con Anna Redi, che l'ho preparato all'inizio con lei, poi c'è Antonio Milo, che fa Silvio Solara, una serie. Amico nostro, fa... insomma, Antonio amico di Rozzagarci. Io con Antonio ho studiato per un anno intero in una masterclass. Ma anche perché Antonio, voglio dire, c'è una scuola, lo dobbiamo dire, Antonio, l'Actor Lab che ho fatto anch'io, e continuo anche ad andare. Mia figlia, sì? Allora la conosco. Io continuo ad andarci il sabato quando fa la palestra dell'attore. Fantastico. Che lui ha inventato questa palestra dell'attore, che è straordinaria, e quindi infatti, io per prepararmi vado da lui. Quando devo preparare delle scene difficili anche per Stefano, sono andato parecchie volte da lui. Quindi ringrazio loro, e poi ringrazio anche Stefano e la Ferrante per averlo scritto. Allora guardiamo il tuo personaggio, vai. Giovanni. Abbiamo sbagliato tutto, boss. Non abbiamo sbagliato niente lì. Bentornati a Non Solo Calcio, sempre un saluto a me, Barbara Carrere, sono qui con l'attore Giovanni Amora, e abbiamo visto il tuo personaggio, non è l'amica geniale, però ovviamente per par condicio dobbiamo ora anche parlare di Rosy, di Ciro. Ciro, un nome proprio praticamente proprio napoletano. Sì, no, allora l'esperienza con Rosy Abate è stata molto formativa per me, perché comunque l'amica geniale, io ho fatto altre cose in passato, piccoli ruoli in varie... La cosa brutta è che magari uno non se ne accorge, no? Poi fai queste cose importanti, risonanza, è vero. Una bella esperienza molto diversa. Quindi però il lavoro paga, vero questo vuol dire? Perché magari se non avessi fatto quelle esperienze, no, poi ora non riesci... Ecco, vedi, studiate. Ecco. Non è che uno fa i provini e così, ecco, è così. Però è stata una bellissima esperienza, e questo personaggio mi è subito piaciuto quando mi chiamò la casting, la mia agenzia, la riparta, cioè Mariana Di Martino, mi mandò, disse: guarda, c'è Betta Curcio, la casting ti vuole vedere, che mi conosceva già da bambino a me Betta, e niente, sto Ciruzzo subito mi prese un po', perché questo 17enne, tra l'altro ho fatto un 17enne da 28 anni. Non è venuta male, dobbiamo dire la verità. Doveva essere un 17enne, quindi... Sto ragazzo senza famiglia, che appunto lavora a Napoli. Ecco, quello è un altro segno, vedi, senza famiglia, perché magari si aveva... In realtà non c'era il background del personaggio, io me lo sono creato e ho creduto che i genitori appunto fossero stati... Altrimenti modo, si accorgevano di quello che girava intorno, esatto, insomma. In qualche modo, insomma, traviare dalla vita. Ovviamente se fossero stati i genitori, insomma, ecco, che seguono i figli. Brava, ecco. E quindi non c'è più, e quindi sei in questa casa famiglia, ha fatto amicizia con Vittorio Magazzù, che fa Leonardo Abate, sono diventati migliori amici e vogliono trovare una via d'uscita, ovviamente, da questa... Quindi non avendo avuto dei valori... Purtroppo si rendono conto sì, che... Sì, perché lui lavora fa il meccanico, fa guaglione praticamente, cioè gli danno al massimo da 20-30 euro al però giorno. Però vedi le cattive amicizie, perché magari se non incontrava Leonardo... Se Leonardo ha fatto, lui sarebbe bravo. Non sai quanti mi hanno scritto perché non rimanevi a fare il meccanico... No, perché poi, allora, dobbiamo dire la cosa bella, no? Bella a volte anche brutta, perché noi in passato abbiamo avuto Fabio De Caro qui, che sai che cosa successe, come no, e mi diceva, cioè veramente mi hanno mandato dei messaggi, perché poi le persone, guarda, sembra assurdo, forse quando la Michelin ha detto io voglio abbandonare Rosy Abate, perché mi rendo conto che poi personificano tutto. Allora, magari dal di fuori dici, ma cavolo, ma finalmente sei successo, come tu vuoi abbandonare un personaggio così? Però forse magari poi è difficile vivere, perché le persone davvero credono. Ci sono parecchie. È vero, cioè hanno questo... Una ragazzina, una bimba mi scrisse, ma tu davvero sei morto? Madonna, cioè guarda. Te lo giuro, sto bene, non è successo niente. Ecco, infatti questa è la cosa, perché poi le persone... Però guarda, forse hanno... Ti ha dato un messaggio, no? È carino, detto così, no? Ti ha detto, era meglio facevi il meccanico. Molti si sono preoccupati, ma perché ti sei fatto trascinare tutte queste cose qua? Ma guarda, nella vita normale lo so, ecco. Quindi, no, Ciruzzo è stato un bel personaggio. Poi era scritto proprio a dovere, per far vedere appunto che un bravo ragazzo, Stavid, è meglio... Però la cosa che comunque ha segnato, nel senso che Leonardo ha provato a difenderti, quindi in un certo senso... Sì. Ecco, l'amicizia forse è l'unico quel valore che forse
dovrebbe, però perché? Perché lui alla fine non era un figlio di un camorrista. Esatto. Perché magari poi dice quello non sarebbe stato poi, è vero, l'indole. Sì, esatto, lui non era così effettivamente, lo voleva diventare. Ma come è stato? Perché Nemica Geniale, insomma, giocavate in casa tutti napoletani o no? Sì. Invece lì sicuramente c'era anche grandissimi attori come allora, esempio allora, la Michelin. Allora, anche sulla Mica Geniale comunque eravamo un cast di napoletani sconosciuti diciamo al grande pubblico, però tutta la truppa era romana. Però tra di voi insomma allora, di noi ci siamo dovevano subito, starsi come si vuol dice, insomma dovevano stare. No, invece là su Rosy Abate è stato bellissimo, soprattutto con Vittorio che è di Palermo. Sì. Vabbè, Giulia è straordinaria. È quasi napoletana. Ecco, che sì, com'è come attrice? Com'è? Di Salerno, se non mi sbaglio. Sì, di Salerno. Com'è? Allora, lei come persona è molto esuberante, molto simpatica, spessa proprio vita. Però sembra poi timida, eh? No, è timida in TV. Poi come ragazza, come persona è straordinaria. Poi in TV è timida e poi fa quello che fa. Cioè, è un'attrice. È un'attrice. Vittorio è straordinario, Gianluca di Gennaro. Vabbè, Gianluca giochiamo in casa, insomma, voglio dire. Poi c'erano Ivan Castiglione, c'erano parecchie attori bravi. Senti, ma la scena più difficile che hai dovuto girare? Per Rosy Abate? E poi per l'amica geniale quella anche. Quella dove ero morto. Mamma mia. Perché? Hai fatto dove? Perché arriva Giacomo Martelli, il regista, mamma e fa, mia. Ma tu il morto non ci riesci a farlo. E perché ne so, vediamo. No, perché molti battono le palpebre, cioè non riescono a tenere gli occhi chiusi. Mamma mia. E se fai il primo piano, lo sapevo fare. Il problema è che Giulia mi scopriva fino all'ombelico. E disse Giacomo, disse, vabbè, allora Giovanni il morto lo sa fare, ma lo dobbiamo scoprire fino al mento perché si vede il battito della carota. Wow, ma perché ci sta? Ho detto, senti, io sono vivo, purtroppo più di questo posso fare. Aspetta, sono vivo, hai fatto così. No, perché detto, non posso fermare il battito, quindi, però l'ho saputo fare. Quindi quella è stata proprio difficile. Le altre sono cose d'amicizia tra lui e Vittorio. Io e lui siamo usciti parecchio insieme per agglomerarci un po' tra di noi e quindi ci sono andate bene. Vabbè, infatti si è visto perché comunque è venuto da bene. E invece l'amica geniale qual è stata la scena più difficile? La più difficile è stata la promessa, quella lì prima del matrimonio, dove io porto le scarpe a lei e le prometto che Marcello Solara, Elvis, non sarebbe venuto al matrimonio. Fedente. È stata difficile perché lì appunto sì, c'era tutta una dietrologia che sapevo di mentire, sapevo che le scarpe poi dopo le avrei date a lui. Quindi dovevi essere sincero. Devo essere sincerissimo e fortunatamente loro dissero guarda ci hai fregato perché si vede la società anche negli occhi di quello che hai fatto, però il problema è che mi sentivo una chiave. Dovevi poi fare un po' di training autogeno per questa cosa. Anche la seconda stagione sarà pratica. Sì, allora facciamo una cosa, guardiamo un po', no, di immagini. Sei ancora arrabbiato per prima? Ma tu non lo sai quanto ti voglio bene. Bentornati a Non Solo Calcio, siamo sempre in compagnia del nostro caro amico Giovanni Amore. Allora, non ti chiedo dei progetti perché noi siamo scaramantici, quindi voglio dire, poi ci verrai qua e ci racconterai le cose belle, perché sicuramente immagino che ci saranno tante cose, perché sei stato davvero bravo. Quindi. E quindi poi, capito, arrivano il telefono. Un speriamo. Po' come, cioè, se Antonio Bonanno, le donne hanno iniziato a scriverlo dopo la fiction. Cioè Antonio, poi... Antonio è un grande, Antonio. Antonio poi lo volevano picchiare perché aveva buttato giù la bambina. Sì, sì, me l'hai raccontata questa cosa. Ma anche a te le donne sono aumentate come Elvis? No, io ho il range 12 anni 17 anni. Ah, perché c'ho le bimbe, ragazzi. Perché pensano che sì, perché no, sono tenerissime, però te lo giuro. Io non ci credevo, ho detto no, no, però sono tenerissime, quindi diciamo sono tutte bimbe ragazzine che mi fa molto piacere anche per strada. Senti, da buon napoletano, da buon campano, qual è l'attore, insomma, che ti ispira e che comunque ti piace? Totò. No, io sai che sono edoardiano. Ah sì? Sono fin da bambino, fin da piccolo sono cresciuto con le cassette di tutte il le teatro, cose di Edoardo. Quindi il teatro sì, la ovviamente magia. Totò alla pari, però certo. Se ti devo dire da piccolo chi guardava Edoardo. Vabbè, perché forse lui è più comico, diciamo, come tu, più teatro, prosa. Mi piace la drammaturgia, capito? Però ecco, Edoardo. E l'opera che ti piacerebbe interpretare di Edoardo? Ah, questo è forte. Ho studiato, Guarda, allora, una delle quelle che mi piace tantissimo, che di Edoardo si chiama Filomena Marturano, mentre poi l'hanno fatta in Matrimonio all'Italiano col grande Mastroianni e la Loren, oppure Non ti pago, pure mi piaceva tantissimo. Sono tutti personaggi molto stratificati. Stiamo parlando di un mostro sacro del teatro. Ma che ne parliamo a fare? Dopo di lui, insomma, penso il voto. No, ha aperto le porte comunque a un teatro
napoletano che è il teatro napoletano alla fine. Cioè, da tutta la sua famiglia. Noi abbiamo pure Scarpetta con noi. Appunto. Vabbè, ma chissà, magari è di buon auspicio questa cosa che abbiamo parlato, no? Sì. Ecco, quindi già l'hai detto, ti piacerebbe interpretare qualcosa di Edoardo. A teatro, se dovessi dire di chi sì. E invece vivente un attore che ti piacerebbe? Perché poi Giulia Michelini, insomma, femminile già. Allora, io amo Pierfrancesco Favino. Lo dichiaro apertamente, lo amo, ti amo. Lo amo ovviamente sotto il profilo. Sotto il profilo attoriale, platonico. E quindi lui insieme ad Elio Germano. Vabbè, insieme, hai scelto due così, insomma. Insieme a Stefano Accorsi, ce li abbiamo, ne abbiamo tanti. I napoletani ne abbiamo ancora tantissimi, cioè, quindi c'è tanta scelta, bella scelta da fare, ragazzi. E vabbè, quindi magari poi ci racconterai qualcosa di nuovo, no? Quando verrai a trovare, perché è una promessa che ci verrai a trovare. Certo, io anticipo anche che la prossima edizione, 16ª edizione del Premio Mala Femmina, quest'anno per la categoria giovani. Già c'è stato Gianluca, voglio dire, poi Elvis e adesso anche Giusto Grazie. Che ci sei tu, perché noi facciamo comunque il tifo, perché è bello, no? Tra napoletani dobbiamo fare gioco di squadra. Come no, come no. È importante, spesso non lo facciamo. Carpentieri lo disse ai David, disse rischiate, perché ci sono tanti ragazzi bravi, ragazzi e soprattutto anche attori adulti, certo. Come vedi Antonio, tutti quelli che hanno fatto i genitori nella serie, certo. Cioè da Antonio Milo a Imma Villa, Valentina H. Ce ne sono davvero tanti, e grazie all'amica geniale, ma adesso anche grazie a Rosy Abbate, no, che esatto. L'hanno registrata. A Napoli. Venite a Napoli, perché poi anche come questo posto, no? E ai casting ce ne sono. No, qui si sta benissimo, da Renzo e Lucia. Voglio dire, c'è un panorama, voglio dire, incredibile. Allora, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ovviamente ti facciamo l'in bocca al lupo per tutte le cose che verranno. Grazie. E poi sei tifoso del Napoli, una te la sempre strappo. Tifoso del Napoli sempre, sì. ti devo confidare, dai. Che non sono un grande sportivo, nel senso che non seguo tanto, però il Napoli lo vedo sempre. Sono un po' ignorante, ma lo vedo. Senti, ma sei uno che guarda le partite, fa dei riti scaramantici oppure... Guardo le partite in compagnia. Poi sono quello là che deve stare zitto perché porto male, secondo loro, però le guardo con i miei amici. Perché giustamente sei quello che attore che non esatto, che non capisce. Non capisce, allora... quindi è meglio che non parli. Bravo, esatto. Vabbè, ma almeno un calciatore del Napoli, capisci? Dai, Insigne, che... dai, vabbè, Insigne. Perché giustamente giochiamo sempre in casa. Allora Giovanni, noi ti ringraziamo davvero. Grazie per essere te, stato Barbara. Con noi, è un piacere, complimenti. Grazie. E speriamo di vederti presto con tante belle novità che ci verrai a raccontare. Grazie. Grazie mille a voi, ciao, un bacio. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love. E tu come fai? Vuoi chiudere la mia? Non l'ho detto. È questo che vuoi fare? Non l'ho detto. Cazzo, ero convinto di dover dire la verità. Sì, sì, se non altro almeno qui. Sì. E che cazzo non viene qua? Cercando di buttare fuori da quella porta del tuo ufficio un poco di autocontrollo che hai. Tu che cosa fai? Lo ributti in mezzo alla strada così può strafare. Due pillole. Per
Dio, mi scoccia la pistola carica, così mi posso sparare in testa. Senti, ma abbiamo finito con questa psichiatria di merda. Senti, te ne puoi anche andare? Ma che cazzo ti ha fatto fare di venire qui? E se quello che ti ho detto fosse una minaccia reale? Riflettici bene, brutta stronza presuntuosa. Me lo sai che facciamo qui? Nella mia sezione? Signor, sì, ne ho un'idea. Frena. Diciamo che non hai nessuno che cambiamo argomento, ok? Nessuna idea. Zero. Niente. Se tu avessi un'idea di quello che facciamo qui, non sapremmo fare bene il nostro mestiere. Saremmo dei coglioni. Ci stai dando dei coglioni? Mi piaceva venire qui perché il wifi è veloce. È uno dei pochi posti che ha una connessione in fibra con velocità gigabit. È buona. Così buona che ha solleticato quella zona della mia mente che ritiene che non esiste qualcosa di buono senza del marcio, quindi ho iniziato a intercettare il traffico della vostra rete. Ho notato qualcosa di un po' strano e ho deciso di hackerarti. Hackerarti? Chiunque controlli i nodi può controllare anche tutto il traffico e quindi questo fa di me quello che controlla. Ecco, vedi, questo è proprio quello che odio. Perché tu sai che fai? Tu prendi una cosa e la chiami con un altro nome. Come quando si dice, non è una rivolta, è rabbia, non è crimine, è povertà. Queste sono le stronzate che vi fa bere la televisione. Vabbè. Vabbè, mamma trova una soluzione. Mamma riflettere e mamma trova una soluzione. Prima cosa, Buglione, dove sta? Darce. Non ci sta in galera. In galera non ci sta, c'è sta agenda rossa in galera. Niente che l'hanno portata in danno, posto sicuro. Diciamo, mamma, tu sto, se no fornisce malamente. Dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo col tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Quando scappiamo via, senza guardare più indietro, e la tua bocca diventa la mia. Quando cammino per strada, sento l'estate che già nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia, e almeno fino al mattino, Mambo Salentino. It feels like you don't care.
che noi